Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video e nuovo format. Siccome fino ad oggi nessuno ha mai pensato a fare un post GP sulla Superbike, ecco che ci penso io. Su questo canale da quest'anno vedrete il post Superbike. Appunto, le buone idee possono venire a tanti, a metterle in pratica ci pensano in pochi e realizzarli nello stesso momento è sfiga. Non ho visto il video di Edo qualche giorno fa e ringrazio quindi chi mi ha fatto notare che sono arrivato dopo. E come vogliono le buone maniere, dato che conosco Edo, ho preso il telefono, ci siamo confrontati, vediamo come va, è stata la risposta di entrambi. Ovviamente volevo trattare sia la Superbike che la Supersport, ma visto questa cosa, anche se so che sarà più di nicchia, preferisco concentrarmi sulla Supersport, anche perché quest'anno non correrò più col 1000 ma con una Next Generation, quindi guarderò questa categoria con più attenzione. E poi anche perché è una categoria che ha minor copertura su Sky e TV8. E inoltre quest'anno ci correrà anche Gabriele Giannini, che è un pilota che conosco, e quindi sicuramente sarò più attento a guardare questa categoria, e ciò non esclude comunque che magari un paio di paroline ogni tanto sulla Superbike non possa dirle. E dopo questo preambolo necessario, partiamo col video. Allora, facciamo un bel riassuntone prima di iniziare coi test di Phillip Island. Campionato 2024 che ha una sola tappa extraeuropea, proprio la prima, questa di Phillip Island di questo weekend. E infatti qualche pilota in questa tappa mancherà, come Gabriele Giannini, De Rosa, Simone Corsi e altri che faranno solo le tappe europee, quindi il resto del campionato. Moto, abbiamo le 600 4 cilindri insieme alle Next Generation, come le Ducati Panigale V2, l'MV F3 800 e la Triumph 765. Abbiamo 13 600 4 cilindri e circa 19 Next Generation. E delle 600 abbiamo tutte le marche che le offrono a listino, quindi Yamaha, Kawasaki e Honda. C'è una novità che è la QJ Motor, ma sinceramente non ho capito ancora che moto sia. Dico probabilmente perché non ho visto nessuna foto in giro e non sono riuscito a trovare comunicati, e la versione stradale non è omologata per il campionato. Probabilmente quindi sarà una CBR 600 travestita da QJ Motor e il pilota sarà Raffaele De Rosa, ma prenderà parte al campionato dalla prossima tappa. Qui a Phillip Island non lo vedremo. Come sapete, il campione del mondo in carica Bulega è passato in Superbike in Ducati ufficiale e il suo posto è stato preso da Huertas. Quindi chi saranno i probabili contendenti al titolo? Beh, ovviamente chi è arrivato dietro, il secondo, terzo e quarto, quindi Manzi, Schrotter e Caricasulo con la nuova moto e il nuovo team, l'MV F3. E quest'anno ci metterei dentro alla lotta anche Montella e Onciu. Nuovo regolamento per la categoria Supersport: gli hanno cancellato un turno di libere, quindi avranno solo le FP1, non avranno più le FP2, perché la qualifica, che è chiamata Super Pole, determinerà come sempre la partenza di gara 1, mentre i giri veloci di gara 1 determineranno lo schieramento di partenza di gara 2, questo solo per le prime 9 posizioni, mentre dal decimo si prenderanno in considerazione i risultati della qualifica. Buona idea, cattiva idea? Non lo so, vedremo, sono curioso. Bene, e ora parliamo proprio dei test di questo lunedì. Problemone Pirelli che sembra essere rientrato, infatti hanno avuto grossi problemi con i trasporti dei container del materiale, perché dovuti al casino del canale di Suez, praticamente le navi container hanno dovuto costeggiare tutta l'Africa, quindi ci hanno messo più tempo e sono arrivati proprio all'ultimo. Sembra che il problema sia rientrato, quindi hanno già tutto. Per non farsi mancare nulla, sempre problema lato gomme, la riasfaltatura nuova del circuito. Asfalto nuovo, da gommare, tantissimo grip, ed è una pista che ha sempre messo in crisi, diciamo, le gomme Pirelli, soprattutto sulla durata di gara. E i team in questi test, sia Superbike che Supersport, si sono concentrati appunto sulla distanza di gara, fare dei long run per vedere come rispondono le gomme e settare le moto sul nuovo circuito, anche perché
sul passo gara hanno girato 2 secondi più forte rispetto all'anno scorso, e nonostante non abbiano cercato specificatamente il tempo sul giro, i primi di ogni categoria hanno già disintegrato i record precedenti. I veri giri veloci li vedremo in qualifica, i veri time attack li vedremo durante i weekend di gara. Problemi a quanto pare al momento sulla durata delle gomme, ancora in fase di valutazione il discorso pit stop, li decideranno poi i vertici Pirelli cosa fare durante il weekend di gara. Nei test di lunedì quindi si sono fatti vedere i nomi che ho detto prima, con un ottimo Montella, e poi via via tutti gli altri: Caricasulo, Manzi, Schroeter, Onciu. Molto bene sembra anche Huertas sulla Ducati, e vediamo che campionato sarà. Due paroline sulla Superbike, stesso discorso sulla Supersport: hanno cercato praticamente tutti dei long run. Vedo molto bene il solito Toprak, Bulega, Ria ovviamente non fa testo la posizione in classifica perché è incappato in una brutta caduta, quindi nell'FP2 dei test non è riuscito a girare praticamente, e lo vediamo indietro secondo me solo per oggi, ma si giocherà il podio in tutte le gare, credo. Non riesco bene a inquadrare Bautista, non riesco a capire se si sta nascondendo oppure deve recuperare ancora dall'infortunio, o effettivamente fa fatica ad adattarsi alla Zavorra. Sinceramente non ho capito la situazione reale di Bautista. Mi ha sorpreso Iannone, molto bene devo dire, dopo 4 anni di assenza di fatto direi che per ora si sta facendo vedere molto bene. Gli altri secondo me sono allo stesso punto dell'anno scorso: Locatelli, Rinaldi, Bassani si giocheranno le posizioni a ridosso del podio e della top 10 insieme a Redding, Petrucci, Lowes, insomma magari faranno qualche gara a podio, però costantemente là in alto vedremo sempre i soliti nomi. Male male le Honda, Lecuona è incappato in un infortunio, quindi meno uno, e sarà che si devono sistemare la moto nuova, però la via secondo me per Honda è ancora lontana. Vediamo cosa ci riserva il weekend, fatemi sapere cosa ne pensate di questo format e ci vediamo al post GP. Ciao ragazzi!